Salve a tutti, innanzitutto voglio ringraziare Paco e Pasquale Mancino che con il sito di montediprocita.com ci informano quotidianamente. Anche in questo caso è subito intervenuto per dare una notizia, penso molto importante, soprattutto per i ragazzi e gli adolescenti che sono qui sia con l'assessore allo sport e ai grandi spettacoli Tina Schiano, che è con Massimo, che come sappiamo è il gestore del Luna Park qui dietro. La notizia la do subito, è che il lunedì 21 agosto dalle ore 8 alle ore 10 tutti i cittadini montesi, quindi bambini e adolescenti, potranno per 2 ore usufruire di tutte le giostre qui dietro. Quindi do la parola un attimo all'assessore e poi a Massimo, prego. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto grazie a te Paco, grazie al presidente Salvatore Capuano e grazie a Massimo per questa opportunità. Questa è una cosa bella soprattutto per i ragazzi, ma soprattutto anche per le mamme che in questi giorni, voglio dire, stanno spendendo tanto per queste giostre. Noi siamo sempre ben lieti a cogliere queste opportunità e ringrazio di nuovo il gestore delle giostre. Grazie, voglio dire che ormai Massimo fa parte, diciamo, della comunità di Monte di Procida, che da più di 30 anni viene qua e quindi ci onora e lo vogliamo veramente ringraziare per questo che sta facendo per Monte di Procida, perché è molto importante dare la possibilità a tutti i cittadini di poter usufruire gratuitamente di tutte, diciamo, le giostre. Ok, buonasera a tutti e niente, siamo messi d'accordo per fare questo fatto qui, di fare una giornata di un paio d'ore gratis, perché la gente di Monte di Procida in questi giorni hanno speso un casino di soldi, anche il figlio dell'assessore ha speso un casino di soldi e perciò niente, abbiamo deciso di fare questo per il paese, dato che mi ritengo anch'io montese perché sono dal 1964 che veniamo qui al monte. Conosciamo tutti e niente, questo è ok, grazie. Voglio solo dire un'ultima cosa, se è possibile condividere il più possibile, così tutti i cittadini sono a conoscenza. Ricordo, allora, lunedì 21 agosto dalle ore 20 alle ore 22. Grazie a tutti, grazie Paco. Ciao.